Abbiamo sentito l'esigenza di trattare questo argomento, come normalmente viene trattato un artista, perché abbiamo visto delle gravi lacune, molto spesso, non sempre, soprattutto qua in Italia, la figura dell'artista normalmente non è che venga riconosciuta a pieno titolo, anzi molto spesso è tutto l'opposto. Spiegando anche quello che hai notato tu, che è la tua esperienza, cosa hai riscontrato? Quali differenze ci sono tra un artista che lavora in Francia e invece un artista che lavora in Italia? In Francia i diritti per gli artisti sono molto più antichi perché la riforma per gli artisti è stata fatta nel 1975. Esiste uno statuto dell'artista già da 50 anni. Questa è una grandissima differenza. Se lo Stato riconosce una categoria, poi si può comunicare con lo Stato. Secondo me il problema dell'artista in Italia e in Francia è un problema più profondo, cioè come viene considerato il lavoro in Francia e in Italia. Il problema è che parliamo di artisti, per esempio, delle arti visive, è considerato come uno che fa i disegnini. Il problema è che la gente non si rende conto di quello che fanno gli artisti. Bisognerebbe avvicinare il lavoro dell'artista alle persone Sì. e bisognerebbe cambiare la mentalità di come si vede l'artista, cioè tutti consumiamo arte, no? L'arte è nel design, anche nel computer con cui vediamo le cose, nel cellulare, nelle icone delle app, nelle scarpe, tutto questo è arte, cioè magari arte applicata, ma è arte. Ma anche il libro illustrato per i bambini, cioè quello che voglio dire è che l'arte magari è valorizzata, l'artista no. E l'artista di solito, questo è un problema anche francese, è l'ultimo anello della catena. Per esempio nell'editoria è il distributore, poi viene l'editore, poi l'artista, che se possiamo togliergli qualcosa dai diritti. E quindi ecco, capire che il lavoro dell'artista è un lavoro per davvero e che la maggior parte di quello che uno vede del risultato finale è il 10%, a volte è l'1% di tutta la ricerca che uno ha fatto, di tutti gli studi che uno ha fatto. Quindi, secondo te, questa differenza nel fatto che un artista in Italia non viene considerato un lavoratore, mentre invece magari in Francia c'è un grosso margine di miglioramento anche lì, però c'è qualche passo in più rispetto a quello che si vede qui. In Francia ci sono anche associazioni che si occupano degli artisti che discutono con il governo perché il discorso è lavorativo. Gli artisti si mettono insieme, creano delle leghe, lottano per i loro diritti. In Italia gli artisti professionisti dove sono? Per quanto riguarda le arti visive, io non ho notato un grande movimento, nessun grande artista che si è messo in prima persona dicendo: qui la situazione è grave, questa cosa sono gli artisti che la devono fare. Se non lo fa l'artista, se non lo facciamo noi, agli altri che gliene frega? Cioè, siamo noi per primi che dobbiamo metterci in gioco e dire: oh, qui le cose non vanno, le leggi sono vecchie. Quello che magari ci servirebbe è mettersi insieme non solo tra artisti, ma anche con gli avvocati che si occupano di diritti, magari degli artisti, con persone che lavorano nell'amministrazione e che si occupano dei fondi, dire queste cose non funzionano, non funzionano per noi. Secondo me la domanda da fare è, che ti faccio anche a te, no? Sì, Così faccio l'intervista. facciamo Che un'intervista. cosa vogliamo noi come artisti? Cioè, che cosa noi vogliamo come diritti? Il problema c'è per gli artisti che, tra l'altro, nella maggior parte dei casi sono precari. Quindi la cosa che mi viene da dire a me è che noi siamo molto divisi. Cioè, io parlo per gli illustratori, ma per l'artista in generale, quindi intendo anche magari artisti a livello contemporaneo. Ognuno, diciamo, pensa al proprio orticello e cerca di annaffiarlo e curarlo il meglio possibile per quanto gli riguarda, però non c'è una visione d'insieme. Perché non facciamo aggregazione? Perché non ci uniamo come artisti? Sarà un motivo viscerale. È che ritorna anche in altri che ho conosciuto, c'è poca autostima. Quindi il fatto che c'è poca autostima ti porta a neanche difendere i diritti, perché pensi già di non averceli, perché tu non consideri il fatto che l'artista possa essere veramente un lavoro. Infatti, un'altra cosa che è emersa dal MEFU, che però tratto solo ed esclusivamente del fumetto, quindi non stiamo parlando degli artisti in generale, cerchiamo di dividere le due cose perché non voglio creare confusione, che molti non svolgono solo il lavoro di fumettista, ma fanno anche un secondo lavoro. Quindi vedono l'entrata del fumetto, in questo caso specifico, come un hobby retribuito. No, non tutti, ci tengo a specificarlo che non voglio Certo. essere mal interpretata, però sussiste questo problema, a parte che non guadagnano più di 5.000 euro all'anno, e poi il fatto che probabilmente tu hai un secondo lavoro e quindi neanche ti viene da dire: io faccio l'artista, faccio solo quello, il mio introito è solo quello.
e quindi mi batto per il mio lavoro, per il lavoro d'artista. Penso che comunque è importante condividere per fare poi gruppo e chiedere sti cavoli di diritti che Ci dobbiamo unire e chiedere i diritti che ci aspettano.